piaceva il canto. Dico, divento cantante, i soldi che guadagno me li spento girando il mondo. Conosco, però lo sto girando lo stesso. Ho vissuto una settimana in un convento a Ghecce per capire chi sono le suore della congregazione, le figlie della misericordia e della croce. Per me le suore erano quelle che non mi davano la caramella all'asilo perché i miei genitori non mi avevano dato il soldino. Per me le suore erano quelle che mi hanno lasciato chiuso in una stanza al buio perché non ero stato abbastanza veloce nel raggiungere i miei compagni. Io non ho mai avuto un buon rapporto con le suore. Poi a un certo punto ne ho abbracciato una. Bella! Ho giocato a manina con un'altra. Sono grandi le mani delle suore. E con Suor Pasqualina mi sono perso nella foresta. Dove siamo venuti? Come dicono, le vie del Signore sono infinite. Uè Maria, perché mi ha lasciata me? Ma torniamo indietro di un'ora. Quando è che tu hai sentito la vocazione? Appena io cresco divento suora, dico sempre. Mi piaceva, loro camminano con libro e poi anche in clinica correvano, aiutavano per bambini. Allora questo desiderio è cresciuto con me. Poi a 18 anni io ho deciso per entrare. Appena finito scuola, noi facciamo 3 voti. Povertà e castità e obbedienza. Poi dopo la chiesa dove manda siamo pronti come militari per obbedire. Dove però c'è meglio bisogno. Dei militari. Giusto. Sono contenta, anche notte e giorni lavoro e felicità trovo. Quando dici lavoro in particolare a che cosa ti riferisci? Io mantengo farmacia e poi come dentista. Sei dentista? Sì. E qui hanno dei problemi con i denti? Sì, a voglia. Perché non abbiamo pulire i denti mattina, sera come okay, a voi. Non c'è questa tradizione. Non c'è un legno, prendono così un po' puliscono, poi basta. Ah, con un legno? Ah, con legno si puliscono. Poi mangiano i chat. Mangiano? Chat. Che cos'è? Un drago, diciamo. Ah, una droga? Con l'erba? Con l'erba, mangiano questo, finisce i denti, tutto. Tu l'hai mai provata? No, proprio per carità. Suor Pasqualina, ma tu sai la strada o stai andando a caso? No, non so strada, però seguiamo qualche strada, di là. Che animali ci sono qui la sera? Iena. Attaccano gli umani? Sì, attaccano. Tu zompetti benissimo qui. Dove porta. Una cosa che a volte ti è un po' più difficile. Obbedienza. Di qua, no? Vediamo questa strada dove porta. Altrimenti di là ci incontriamo con iene. Sottoterra stanno il giorno. Questo eucalipto bianco. Tanto. Tradizionali medicine. Per nausea. È una iena quella. No, iena, non ti per favore. Sì, voce solo sento di iena. E che rumore fa? Ah, questa è la strada fatta all'andata, sì. Sì. Voi avete la televisione? Sì. Ma qualcuno di voi, ad esempio, è iscritta a Facebook? Sì, tutti. Ah, tutte siete iscritte a Facebook? Ah, wow! Per tenersi aggiornate? Sì. È giusto. Ma qualche foto la postate? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sai guidare? Provo, sì. Sono Maria. C'è uno sportello aperto. Come si chiama lei? Sorry, me baby. Che fantastica. Il paradiso. Il paradiso per me già ce lo costruiamo qua. È il nostro modo di vivere. Me lo creo io, il paradiso o l'inferno? Mi creo dei problemi e li creo pure agli altri. Quello già me lo creo io. Il paradiso, se vivo bene la mia vita, io me lo creo qua. Per me, ovviamente. Non so se va bene, però per me il paradiso o l'inferno, quello che è, me lo creo io qua. C'è poco da fare. Li vedete questi bambini? Le suore gestiscono una scuola con 360 bambini. 3 materie imparano questi. Cioè? Matematica, inglese, amarico, scienze. 4. E io ho provato a costruirmi il mio pezzo di paradiso accompagnandoli da casa fino a scuola. Piano! Per molti più di un'ora di cammino. Piano! Piano, piccole belve, piano! Piano! E per forza che prima di ripartire riposano un po'.
Ricordate suor Irut che guidava il furgone con il portone aperto? Io? No, non parlo bene. Aspetta, c'è un bambino dietro che ci piange. Cosa vuol dire Irut? Irut da Bibbia, Ruth. Quando hai sentito tu la vocazione per diventare suora? Quando io ero giovane. Quanti anni? Quasi 20 anni, ora vado. Che percorso si fa per diventare suora? C'è aspirantato, postulantato, noviziato, tutto questo. Dopo lo continuo. Dai, dai, un pochino, 5 minuti solo. Dopo 7 anni si fa voti, ogni anno devi rinnovare. Quali sono le regole che tu devi rispettare? Preghiera. E se ne va così. Dopo si continua, eh. Lei ride e voi non ci crederete, ma da quella porta non è uscita più. Così ho intervistato lei. Anche castità per vivere non è difficile, eh? Da giovane. Da giovane. Perché io questa strada, quando ero piccola e scelto, no? E altro mondo, non ho visto nessuna cosa. Quindi semplice per me. È semplice perché non hai visto? No, non ho visto altre cose. Però lo sai? Sì, lo so, però non ho visto. Tu quanti anni hai? 35. C'è stato un momento dai 18 anni ai 35 in cui hai detto, no, non ce la faccio più? Sì. Allora, inizialmente, certamente ci sono delle difficoltà, quando soprattutto si è giovani, vengono delle crisi e una si pone la domanda, forse ho sbagliato, forse non era questa la mia strada, era un'altra, come nella vita matrimoniale. Anche piango davanti di Gesù. Ti capita a te sì, di piangere? Sì. Di commuoverti? Sì. Tu hai bussato in mia casa porta, io ho aperto, per favore Gesù aiutami, dico sempre. C'è una frase che lei si porta più delle altre nel taschino invisibile? Vicino al cuore. Come io mi sono data agli altri, dai tu anche agli altri, a secondo le occasioni. Le suore sono creature dotate di sensualità e autorevolezza. Sono sposate con il pezzo grosso, hanno un segreto e hanno fatto una scelta incredibile. Quando passano sul marciapiede ci facciamo di lato, stanno qui e lassù nello stesso tempo. Le suore ti ascoltano, ti giudicano, hanno il frustino nell'armadio e un sogno da qualche parte. A volte riescono a somigliare al volto di questo Cristo. Le suore fanno rabbia per la sicurezza che hanno, fanno rabbia alle suore che non fanno. Chiediamo a loro scelte coraggiose. Le suore sono donne come noi, ma condividono un segreto che a noi non è dato, al di là della prateria.